presentato da Antica Norcineria di Lattanti Franco e Figli. Cielo grigio su, cielo grigio su, foglie gialle giù, foglie gialle giù, cerca un po' di blu, un po' di blu, dove il blu non c'è, dove il blu non c'è, sento solo freddo, tanto freddo, cuore dentro me, cuore dentro me, ti sogno California, California, e un giorno io verrò. Se là io cerco di pregare, ma il mio pensiero invece va, pensiero va, ritorna sempre là, al sole caldo che vorrei, che qui non verrà mai, ti sogno California, California, e un giorno io verrò. Non mi aspettasse, so che partirei, ti sogno California, California, e un giorno io verrò, California, e un giorno io verrò, California, e un giorno io verrò. Spettatori, bentornati all'appuntamento con Istituzioni e Cittadini. Vi presento l'ospite di oggi, è Valerio Garipoli, consigliere del Municipio 11 di Fratelli d'Italia. E avremo in collegamento tra qualche minuto anche il dottor Luciano Trauzzola, presidente della Protezione Civile di Arvaria, cioè tanto per dare la dimensione, insomma, per la sua, per il suo riferimento, come dire, è quello che sta all'interno del territorio dell'undicesimo municipio. Poi ci spiegherà lui meglio nel dettaglio, e con lui andremo ad affrontare il tema del volontariato, il volontariato in generale, quello che hanno fatto, che ha fatto la sua struttura nel periodo del Covid, e quello che sta facendo adesso a favore dell'Ucraina. Ma dovrà pazientare per appena qualche minuto, insomma, perché
dicono che io ce l'ho con Salvini, sì, ce l'ho con Salvini, e quindi lo dichiaro apertamente, ma non per mania, per le ridicolaggini che ci propone tutti i giorni, e siccome lo fa anche in un momento di una gravità assoluta. Noi la storia della maglietta gliel'avevamo detta una settimana prima, quindi il sindaco polacco, che peraltro è della sua parte politica, è venuto dopo. No, anche lì, beh, su quella fase l'abbiamo tanto detto, però l'ultima è quella che con un fremito quasi, insomma, che potrebbe appartenere più a Papa Francesco, ha detto che lui quando sente parlare di armi non è mai felice. Allora adesso noi gli mandiamo questa cosa qui. Vedete, quelle armi che lui usa non sono delle scacciachiani, no? E poi ha aggiunto: non mandate armi letali agli ucraini, gli manderemo i mazzafiondi, gli manderemo, che ne so, che c'è, le bottane, però non con le punte avvelenate, perché però si potrebbero far male, e via via dicendo. Allora non si può prendere in giro il popolo italiano anche in una fase delicata come questa, perché quando in quel periodo il ministro degli interni Salvini imbracciava quelle armi, che come ben vedete, insomma, non sono neanche delle pistole da difesa personale, no? E la Lega era finanziata pubblicamente, quindi siamo nel contesto della piena legittimità, aveva anche sovvenzionamenti da parte dei produttori d'armi. Ma pensare che i produttori d'armi facciano soltanto le scacciachiane per difesa personale, è una presa. A Roma direbbero in qualche maniera più signorile di quello che sto dicendo io. Esattamente, esattamente. E perché quando fai produttore d'armi poi produci tutto, produci pure la bomba atomica, no? E allora, Salvini non ce li ha più per sedere. E io mi auguro francamente che chi vota quel partito per convinzione, legittimamente, per carità, insomma, faccia pressione nei confronti dei dirigenti della Lega di liberarci democraticamente di questo signore. Ci ho detto, andiamo ai problemi di oggi. Non ti chiedo neanche nessun commento, perché No. poi, voglio dire, entreremo in. Vabbè, immagino che, insomma, qualche sottolineatura andava fatta anche da questo punto di vista, no? Sì, vabbè, nel panorama internazionale sicuramente sono inopportune alcune prese di posizioni che poi nell'arco degli anni vengono modificate, e quindi sicuramente quando si ha un ruolo istituzionale è importante mantenere sempre comunque equilibrio nei giudizi e nelle proprie esternazioni, soprattutto se in passato si hanno avuto magari delle relazioni con dei paesi che oggi in maniera negativa stanno creando questa guerra, praticamente questa tragedia nella tragedia dopo l'emergenza e la pandemia, quindi magari un po' più d'accortezza nei giudizi, nelle proprie esternazioni e anche nelle proprie azioni. Su questo concordo con te, era inopportuno e resta inopportuno. Avesse la cautela di alcune cose, di star zitto, insomma, anche perché poi su questo veramente chiudiamo. L'ultima dichiarazione che è stata votata, risoluzione che è stata votata dal Parlamento europeo, ha indicato una serie di partiti filorussi finanziati da Putin. Tra questi c'è la Le Pen, c'è il partito nazista tedesco, ci stanno alcuni. Un partito inglese e quant'altro, e fra l'altro è citata anche come partito avverso da questo punto di vista, anche perché lì gli accertamenti se i soldi sono passati o no ancora non sono certi, no? E via via dicendo. E quella risoluzione al Parlamento europeo, i partiti italiani, il PD dentro il Partito Socialista, Forza Italia dentro il Partito Popolare, Fratelli d'Italia hanno votato a favore di quella risoluzione, perché non avevano timori, no? Di dover dire: ma se diciamo una cosa contraria, magari ci esce fuori la nota spese, no? E gli unici che si sono astenuti, guarda caso, è la Lega, no? E quindi qualche sospettino viene ancora di più. Vabbè, insomma, l'abbiamo detta, perché tenere accesi i riflettori da questo punto di vista, vedete, la prima famigerata Prima Repubblica, cioè, aveva una grande cosa, che riusciva a colloquiare con l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, essendo fortemente anticomunista e non facendo il lacchè di Stalin o di chi stava, no, al Cremlino in quel momento. Beh, andiamo alle vicende, come dire, più di casa nostra, e allora cerchiamo di coinvolgere subito il signor Luciano Trauzzola, il presidente, ripeto, della Protezione Civile dell'11° municipio, e proprio gli chiediamo questo.
Quindi voi operate diciamo, nella sfera dell'undicesimo municipio, è così, Presidente? Allora, noi operiamo al 100% nell'ambito del territorio del municipio undicesimo, ma non solo. Siamo operativi su tutto il Comune di Roma, Regione Lazio e anche la Nazione, tant'è vero che durante alcune macro emergenze che ci sono, noi eravamo presenti con i nostri per portare il nostro aiuto. Però diciamo che il nostro operatore maggiore è sul municipio 11, dove abbiamo la resa. Allora, le faccio una domanda perché così ci dà un'idea più compiuta di che cos'è il volontariato, no, nel settore della protezione civile. Perché uno si immagina, c'è il terremoto, c'è l'esondazione, no, e in questi momenti drammatici arrivano gli angeli custodi della protezione civile e danno quel sollievo sotto tutti i punti di vista. Protezione civile che nasce in Italia e credo che possiamo dire, chiedo subito una sua dichiarazione in proposito, l'organizzazione meglio costruita da questo punto di vista che esista al mondo, così almeno ci è stata raccontata. Ovviamente chiedere, dice al Confermo. salumiere se il prosciutto è buono, no? Però chiedo a lei, veramente abbiamo questa struttura così forte, così efficiente, così presente sul territorio? Guardi, allora, la civile in Italia è presente in maniera capillare, potremmo dire quasi dei carabinieri che stanno un po' dappertutto, formata da operatori non più come una volta armiamoci e partiamo, ma armiamoci, ma prima di armiamoci dobbiamo anche essere professionali, perché per portare un aiuto deve essere un aiuto fatto bene, altrimenti si diventa soccorsi inadeguati al momento. Nel mondo siamo la migliore protezione civile, lo posso confermare, anche perché diciamo, siamo a contatto con altre realtà internazionali. La nostra è veramente efficiente ed efficace in ogni momento. Lei pensi che noi possiamo essere attivati nell'arco di 2 ore, montare una colonna mobile e partire immediatamente? E questo non è facile, se non c'è dietro una preparazione, esercitazioni, corsi, eccetera, eccetera, ma soprattutto tanta voglia di fare, tanta voglia di essere dalla parte di chi è più fragile o di chi ha bisogno in quel momento. E il bello di noi è che ci sono tutte le categorie, tutti i ceti sociali, dal disoccupato all'avvocato, dall'impiegato all'architetto, ma siamo volontari, al di là di ogni ceto. Allora, le chiedo ancora due Prego. cose, poi ovviamente è libero di intervenire quando vuole anche Valerio. Ecco, come siete organizzati? Mi spiego meglio, nel senso, nella accezione comune, lo dicevo poco fa, la protezione civile, c'è l'esondazione, c'è il terremoto, ecco. Però poi invece la casistica sulla quale voi intervenite è ben più vasta e più lunga. Quindi la pregherei intanto di dirci quali sono appunto i temi sui quali intervenite. E l'altra, dentro come siete organizzati? Nel senso, c'è chi si occuperà, che ne so, che bisogna portare le cucine per far fronte al fabbisogno, no, di quella popolazione che sta a disagio. Poi ci sarà, che ne so, quella dell'ingegnere che invece dice che bisogna fare un ponte di barche per comunque dare cioè tutta una serie di strutture che. Santo cielo, insomma, ci deve essere Certo. un'organizzazione dietro molto, per certi versi militaresca e molto forte, data da volontari, peraltro. Certo, è giusto quello che ha detto, c'è un'organizzazione ben perfetta e ben oliata. Ogni associazione ha delle peculiarità e si specializza in determinati settori, vuoi l'antincendio, vuoi l'idrogeologico, vuoi la cucina da campo, insomma, lei considera come una piccola città che si muove e che è pronta a intervenire in ogni caso. È, diciamo, una componente dell'emergenza in Italia e siamo pronti a dire secondo le nostre specifiche realtà. Mi spiego meglio. Noi facciamo, ad esempio, oltre che protezione civile, anche sanitario e sociale. E appunto, Se certo. c'è l'emergenza, il nostro coordinamento emetterà sulla chiamata specificando che servirà che no, un PMA con 2 ambulanze e un PMA un posto medico avanzato. Noi metteremo a disposizione un posto medico avanzato 2 ambulanze. Nel contempo serve anche la cucina da campo. Un'altra associazione metterà a disposizione la cucina da campo. E
si parla tutto l'onnamobile. Allora, penso che c'è Pensate, Valerio, voglio fargli tutti i punti. qualche Sì, sollecitazione. innanzitutto ringrazio il Presidente, saluto Luciano, che oltre ad essere amico è un grande professionista sul territorio con cui si lavora molto bene da anni, da quando è stata istituzionalizzata la prima protezione civile e poi ancorata in un polo più ampio anche con altre realtà. Io non solo lo ringrazio, ma veramente sistematicamente ogni giorno loro sono presenti sul territorio con svariate attività. Io condivido e partecipo, essendo comunque anche parte integrante, lui lo sa, io stravedo in parte per alcune loro attività, come quella sul sociale, come la raccolta di beni alimentari per le famiglie più in difficoltà, come il taxi sociale, cioè accompagnare le persone che non hanno la possibilità di poter prendere dei mezzi con dei costi, quindi a volte esagerati, per fare delle visite sanitarie, prestazioni sociosanitarie o altri tipi di situazioni. Ma la loro attività va dai corsi di formazione per desustrazione anche per esempio per le famiglie con dei neonati. Insomma, io ho visto fare a loro una serie di attività che veramente quotidianamente loro si interfacciano con l'amministrazione e ci pongono all'attenzione di una serie tipo di soluzioni anche gratificate e gratificanti da un punto di vista di lavoro per noi, per l'amministrazione locale, perché lavorare con loro vuol dire anche noi arrivare in maniera più capillare sul territorio. Noi sempre abbiamo fatto in ultimo la raccolta di beni per l'emergenza dei profughi della guerra russo-ucraina e sabato l'abbiamo fatta in prima battuta in Via del Trullo, un successo inaudito, quasi due camion pieni di beni di prima necessità, generi alimentari, ma anche vestiario, anche medicinali, beni medicinali, insomma una grande soddisfazione poter lavorare con loro che sono sempre a completa disposizione. Per di più poi predispongono delle giornate anche, loro partecipano a tutte le giornate di raccolta beni che arrivano anche dalle varie associazioni a livello nazionale, quindi ho partecipato con loro alla lotta, per esempio alla tutela della lotta sul cancro, a tutta una serie di situazioni importanti dal punto di vista sanitario. Insomma, ogni fine settimana, lo posso dire con Luciano, Sì. ci troviamo in strada, si trovano in strada e poi hanno una squadra veramente importante. Io su questo ci tengo particolarmente. Loro sono una grande realtà, intorno a loro ci sono anche altre realtà analoghe, insieme sono uno dei poli di protezione civile migliore di Roma. Non è un caso, e questo lo posso dire, durante le grandi emergenze del territorio romano, che sono sia quelle delle alluvioni, sia quelle quando si è partiti per Amatrice, hanno fatto la differenza. Io ho visto prendere come esempio la loro strategia, la loro organizzazione anche a livello capitolino. Non è un caso che l'allora sindaco Raggi, per dire, della scorsa amministrazione, l'ha presa ad esempio come polo ed ha preso appunto questa realtà Bisogna del vedere territorio. quanto ha imparato la E quello Raggi. era un ambito sociale, un ambito di solidarietà, però l'organizzazione è statale, loro oggi sono una grande Sì, realtà e non è un certo. caso che per dire nella ridistribuzione anche degli spazi all'interno del municipio, la realtà delle protezioni civile hanno trovato uno spostamento di sede, ma hanno ancora la stessa operatività. Questo è importante nonostante siano cambiate le maggioranze e le amministrazioni locali. Allora, signor Chiaro. Luciano, mi dica un po' una cosa, io insomma qualche capello bianco ormai l'ho messo e quindi vado spesso, no, a guardare un attimo dietro e da questo punto di vista ricordo la protezione civile, mi corregga se sbaglio ma non credo, prende corpo veramente, diventa una struttura dello Stato in maniera fortissima con Zamberletti, no? E fino a qualche tempo prima c'era un riferimento di un dipartimento del Ministero degli Interni e era affidato un po' ai Vigili del Fuoco, insomma, una cosa un po', come dire, non dico abborracciata, ma insomma, non era una struttura importante. Poi Non è diventa addirittura autonoma, oggi un operativa. ministero, no? Quindi avete la vostra sala operativa e quant'altro. Che cambiamento epocale c'è stato proprio da allora ad oggi? Cioè, quanto oggi siete diventati una struttura fondamentale, dell'organizzazione del nostro Stato? Allora, intanto sono contento che lei ha ricordato Zamberletti perché è il fondatore veramente della protezione civile italiana, nata dopo la disgrazia dell'Irpinia, il terremoto dell'Irpinia in cui Certo. morirono migliaia di persone. E allora disse: non si può fare così, i soccorsi devono essere precisi,
efficienti, eccetera, eccetera. E Zamberletti prese in mano la situazione ed è cambiata molto, molto, perché, ricordando, andando ancora più indietro, durante l'alluvione di Firenze, dove arrivarono migliaia di persone, ma non organizzate, che per carità hanno fatto un gran bellissimo lavoro, ma hanno creato anche un sacco di problemi. Attualmente, ecco, che la Protezione Civile Italiana è una forza, c'è che interviene in maniera coordinata, che è la cosa più importante. Non si va più allo sbaraglio. Le faccio un esempio, piccola idea. C'è il piano Vesuvio, nella malaugurata ipotesi che il Vesuvio un giorno, noi come associazione e come coordinamento già sappiamo oggi dove dobbiamo andare. Cioè, non perdiamo tempo a dire dove andiamo, è già tutto preordinato. Noi abbiamo una zona che cureremo quella zona e sapremo cosa fare in quella zona. Questo prende idea che prima non succedeva, prima era la buona. Chi prima arriva dà una mano, come facciamo? Vediamo. Cioè, no, non si può fare. Ecco perché la Protezione Civile oggi è una componente molto importante che collabora a stretto braccio anche con i Vigili del Fuoco e con le altre forze di soccorso. 118 e Vigili del Fuoco, insomma, tutti loro adibiti al soccorso. Ed è una componente importante fatta da volontari. Io tengo perché il volontariato, io credo che in Italia sia una forza travolgente, che se non ci fosse il volontariato, molte, molte cose non si potrebbero, cose che invece si fanno senza tanta, senza tanti perché o per come. Serve, ci siamo, eccoci qua. Punto. Come diceva. Allora, io adesso mando la pubblicità, poi torniamo da lei, non se ne vada. La pubblicità. La nostra cartoleria è in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche. Siamo un punto ricezione pacchi, affiliati punto Amazon Abcanter, TNT Point, punto Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto Poste. Infissi Roma propone infissi innovativi grazie ai quali si può ottenere un elevato isolamento termico e un alto risparmio di energia elettrica e gas, un elevato isolamento acustico, un maggiore comfort abitativo, eliminando fenomeni come muffa, condensa e umidità. Innalzamento della sicurezza antieffrazione, la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali e bonus fiscali con sconti fino al 50%. In sintesi, 5 punti importantissimi, come le parole che compongono il nostro slogan: la qualità è per sempre. Oggi sono venuto a trovare una norcineria eccezionale di un mio amico Lattanzi, un carissimo amico, e io da bolognese che amo i prodotti che ci sono qua, vengo a Roma qua, perché soltanto qua mi ricorda la mia Emilia, tutte le fabbriche di salumi e queste cose. Guardate, guardate. Vabbè, però c'è una sorpresa. Venite, venite. Guarda tutta questa serie di salami. La cosa bestiale è che io ho detto, mi dà un po' di salame. Va bene, vorrei un panino col salame. Si è presentato con questo. Questo mi ricorda quando ero bambino che
Capiamoci bene, quando ero bambino che mia nonna e mia madre appendevano tutti i salami al soffitto. Però se io ti dico dammi un panino al salame, io dove lo metto che c'ho un panino così? Dove ci sta tutto sto salame qua? È questo che non capisco. Quando venite qua, e verrò anch'io perché è veramente un amico, cerco anche di tirare un po' sul prezzo. Non chiedete più, voglio un etto di salame, un chilo di salame. No, voglio 2 metri di salame, 3 metri di salame. Poi a casa ve lo dividete. Chi vuole 42 centimetri? Chi vuole 15 centimetri? E si va così il salame. Non più a fette, a centimetri. Vabbè, bello, solo che c'ho sto panino, vabbè. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. Bene, ritorniamo ai nostri due ospiti, uno qui in studio, Valerio Garipoli, consigliere del municipio 11° Fratelli d'Italia, abbiamo in collegamento esterno il presidente della Protezione Civile di Arvaglia, signor Luciano Trauzzola. Allora, vediamo di dare un'informazione ancora più compiuta, presidente. Quindi, voi svolgete a questo punto, nelle fasi dove dire... pregando il Padre Eterno non ci siano disastri naturali, svolgete però una funzione di volontariato straordinaria sul territorio, che va alla raccolta pasti, all'aiuto alle persone più deboli e così via. E anche questo viene fatto come volontariato? Assolutamente sì. Cerchiamo di dare un aiuto alle persone fragili, a coloro che hanno difficoltà economiche, a coloro che hanno la possibilità di raggiungere strutture sanitarie o che sono impossibilitati anche nel camminare, avendo a disposizione dei mezzi per il trasporto disabili. E le nostre collette alimentari sono tutte destinate a famiglie che veramente hanno bisogno, perché purtroppo ce n'è una quantità. Però riusciamo però ben venga il volontariato, però poi avete bisogno di macchine, di strutture, di far funzionare... mi passi il termine molto scherzoso, la baracca, e quando salza la sala cinesca ci stanno dei costi. Come vi sostenete? Allora, questo è purtroppo un dolente spiranco, però diciamo che tra regione e comune abbiamo dei contributi, non sono un granché, ma ci permettono di sopravvivere, ma più che altro ci sono le donazioni delle persone esterne, persone che addirittura vogliono rimanere anonime, ma che ci aiutano in questa e ci supportano in questa avventura, in questo nostro percorso. E se ci vengono anche materialmente a mano o sul nostro conto corrente, che mandano direttamente. Però ecco, quindi c'è una partecipazione, diciamo, anche dei cittadini. Una partecipazione molto attiva. E sotto questo punto, a questo punto vorrei anche sottolineare che la gente, specialmente in un momento di crisi, è molto vicina a chi ha difficoltà, e soprattutto se ha dei punti di riferimento seri, perché purtroppo ci sono molte persone che approfittano tragicità che succedono, se ha dei elementi seri, dimostra la sua solidarietà in maniera veramente forte, veramente tangente. Sa, questo avviene anche per un altro motivo, secondo me, forse il motivo essenziale, che ogni volta che c'è un disastro di qualsiasi, dove la natura, insomma, no, si ribella, apriamo il televisore, però il primo simboletto che vediamo è quello della Protezione Civile, quindi la sensibilità da parte delle persone è inevitabile che diventa così partecipe, no? E giustamente partecipe. Ecco, andiamo a due eventi, partiamo dal primo, no? Qualcuno dice che il Covid è finito, noi abbiamo fatto la trasmissione 15 giorni fa dicendo attenzione, stanno libera tutti, attenzione. Ecco, che ruolo avete svolto nel periodo del Covid nei confronti proprio delle persone più deboli, dei ceti più bisognosi? Allora, intanto con quello che ha detto lei, attenzione, non abbassiamo la guardia, ancora non è il momento di abbassare la guardia. E durante
durante l'inizio della pandemia, noi siamo stati subito attivati dalle istituzioni, proprio specialmente nel lockdown, nel portare a casa delle persone la spesa, il mangiare, oppure di portarle dove c'era un bisogno. Noi siamo stati attivi 24 ore su 24, nel vero senso della parola. La nostra associazione nel periodo del Covid ha dato 12.084 ore segnate, perché noi segniamo tutto, di volontariato, e sono 12.084 ore, sono veramente tantissime. Però ecco, siamo stati di supporto alle istituzioni in questa maniera. C'eravamo praticamente dove la gente non usciva da casa, ci pensiamo noi a portarvi la spesa, siamo noi ad andare in farmacia, ci pensiamo noi a portare il cane a spasso, perché anche quello è stare vicino alla gente. Perché la protezione civile non dobbiamo guardarla soltanto in fase di emergenza, ma anche nelle fasi normali, nella fase ormai della vita, quando le difficoltà, noi possiamo intervenire su difficoltà. Ecco, per esempio, il COVID per quanto riguarda i vaccini, no? Persone anziane, persone disabili, crociare in mezzo alla strada, eccetera. Avete dato una risposta anche da questo punto di vista? Se sì, in intesa per esempio con l'amministrazione comunale, col territorio, ecco, ci racconti un po' questa esperienza? Sì, proprio come ha detto lei, molte persone non potevano muoversi da casa, noi prendevamo l'infermiere e lo portavamo dalla persona a fare il vaccino, e dopodiché lo riportavamo in servizio, e siamo stati di aiuto a queste persone, soprattutto coloro che stanno a casa invalidi, che non possono muoversi, per fare il vaccino, per fare i tamponi. Per quanto di Clochardi, c'è la Caritas che si è occupata di questo settore, in modo specifico la Caritas e di Liegro, e si è attivata molto bene sul settore, cioè aiutando, prendendo lui in mano il settore Clochardi, perché purtroppo a Roma è una realtà molto, molto pesante questa dei Clochardi. Però sì, come ha detto lei, il cittadino che ha bisogno di questa vostra opera, come si poteva mettere in contatto con voi? Noi avevamo pubblicizzato sulle nostre pagine nostre social di Facebook, dove abbiamo circa 20.000 presenze mensili, che si devono rivolgere direttamente all'ufficio centrale della protezione civile del Comune di Roma o della Regione Lazio. Loro, l'ufficio centrale della protezione civile del Comune di Roma, secondo la zona dove si trovava questa persona, mandava l'associazione più vicina. Quelle, naturalmente, l'undicesimo, ci siamo andati noi e gli altri dei colleghi dell'undicesimo municipio, però ecco, un riferimento unico era col Comune di Roma. Poi anche la Regione ha messo un numero verde, la maggior parte dei cittadini chiamavano il Comune. Sì. Allora c'era Valerio che voleva intervenire, sì, prego. No, io una cosa sola, ringrazio ancora Luciano e tutta la struttura, la sua squadra, la sua comunità. Io ricordo anche delle azioni meravigliose, ad esempio hanno gestito tutta una serie di situazioni anti-assembramento nell'hub che era stato creato a Via Cardano a Marconi, un hub straordinario che ha avuto dei numeri dal punto di vista dei vaccini molto importanti, e loro fin dall'inizio creavano proprio una sorta di cordone, una gestione ordinata di questa situazione, ed è stato molto apprezzato, come ad esempio sono stati apprezzati ad esempio anche dei messaggi e anche delle azioni quando in un momento proprio di chiusura totale sono state donate delle mascherine anche agli istituti religiosi. Io ho avuto il piacere di condividere con loro un'iniziativa delle mascherine donate all'Istituto Sacri Cuori al Trullo. Io ho visto queste suore così tanto contente di questa azione che sembrava banale e semplice, ma in quel momento era vitale. Non c'era la possibilità, la percezione di poter condividere o acquistare un quantitativo necessario di mascherine. È scesa la protezione civile Arbaria che ha preso ed è andata a portarle. Io queste sono delle cose che racconto perché durante la settimana ne ho viste, queste settimane, questi mesi, in questi anni ne ho viste tante. Quindi con Luciano davvero sono tante iniziative, ma ad esempio anche, come tu hai detto bene, come finanziarsi. Innanzitutto c'è il 5 per 1000, sembra una questione banale, ma spesso e volentieri col Presidente noi ragioniamo anche nel cercare di donare quella piccola parte di introiti che hanno le famiglie, le capacità lavorative dei nostri cittadini al 5 per 1000 alla protezione civile. Oppure a volte sono partite anche delle collette in maniera spontanea. Io ricordo quando il Presidente necessitava di un furgone effettivo che in quel momento non vi era, abbiamo fatto una raccolta fondi, una raccolta, e siamo riusciti ad ottenere quel furgone. Insomma, per me
da amministratore, ma da cittadino in primis, e poi da amico, sono secondo me delle grandi soddisfazioni. Non c'è dubbio. Senta, io dico, che tipo di rapporto avete con le istituzioni, per esempio con le amministrazioni comunali? Perché immagino che il primo contatto è municipio e comune, no? Municipio, Roma, nel caso di Roma, municipio e comune. Beh, guardi, intanto voglio dire una cosa, l'amico Valerio ha più memoria di me, sarà che io metto subito dietro le cose e avanti. Però anche gli hub è stata un'esperienza piuttosto pesante, ma molto interessante, anche perché la gente bisognava gestirla anche dal punto di vista psicologico, perché venivano là tutti impauriti, terrorizzati. Invece noi li calmavamo, tranquilli e sereni, fate quello che dovete fare che sarete meglio. Questa è stata una bella esperienza, grazie Valerio per averla ricordata. Per quanto riguarda il rapporto con le istituzioni, noi siamo dalla parte delle istituzioni, comunque al di là del colore politico non ci interessa, siamo dalla parte delle istituzioni. E il rapporto potrebbe essere migliore in municipio se decentrasse la realtà anche ai municipi. Purtroppo il municipio ha che non può andare oltre certe cose che invece il comune, l'ufficio centrale della protezione civile può gestire al 100%. Le faccio un esempio: c'è un'emergenza sul municipio 11, è chiaro che il presidente o chi per lui, noi ci attiva immediatamente, ma noi dobbiamo chiedere comunque autorizzazione al municipio, al comune di Roma, all'ufficio centrale, e questa per me è una cosa molto sbagliata, perché noi siamo sul territorio, è il municipio che dovrebbe attivarci per primi e diciamo comandare tra virgolette sull'intervento, ma non possiamo fare questo. Certo. Senta, ancora una curiosità, voi abbiamo detto oggi avete una sala operativa efficientissima, no? Che è in contatto con il Ministero degli Interni, credo, insomma, con tutta una serie di strutture che puntano a sollevare la popolazione dai disagi di fronte al disastro naturale che può avvenire. E quindi immagino siete anche in rapporto con l'Istituto di Sismologia, con quello di Vulcanologia, perché è vero che voi avete quindi una percezione della sicurezza del territorio che probabilmente non c'ha nessuno. Certo, sono ovviamente d'accordo con lei, perché noi viviamo sul territorio, vivendo sul territorio riesci a percepire cose che chi viene da fuori non se ne accorge. Noi ci accorgiamo, le faccio degli esempi banali ma rendono un'idea, i nostri operatori, siamo circa 120 operatori, i nostri operatori che camminano per strada con la propria moglie oppure fanno una passeggiata, si accorgono di cose che sono pericolose e avvertono subito chi di dovere. Balcone che ha le cornici che stanno per cadere, l'albero col ramo penzolante, cose che la gente non se ne accorge. Quella è anche protezione civile, cioè cercare di prevenire anziché poi curare, che è la cosa migliore è prevenire. Ecco, il rapporto col territorio è importante, infatti il 100% degli operatori sono sul territorio e noi siamo sempre con gli occhi aperti, 24 ore su 24. Senti, ancora una domanda sull'aspetto, come dire, del volontariato e quindi della presenza sul territorio. Ci ha detto quella sul Covid, poi magari subito dopo gli chiederemo cosa state facendo per la raccolta a favore della Ucraina. Ma gli chiedo, guardi, se non vuole non mi risponda, ma voi che conoscete così bene il territorio, noi abbiamo avuto delle esperienze di terremoto in Italia incredibili, no? E proprio ricordando Zamberletti, c'è il territorio nel Veneto, c'è stata una ricostruzione efficientissima, fatta in tempi molto rapidi, con il coinvolgimento, e questo è forse un passaggio fondamentale, dei sindaci del territorio, dei cittadini, no? Che si riunivano in piazza, cioè la ricostruzione la vogliamo così. E poi invece abbiamo zone d'Italia che con terremoti ancora più lontani nel tempo, mi riferisco per esempio alla zona dell'Avellino, dove c'è la gente che dorme ancora dentro i container. Ecco, lei, sulla base della sua esperienza, ripeto, non mi risponda perché non vorrei che ci fosse un coinvolgimento come di partitico o politico, dove è stata la differenza da questo punto di vista? Guardi, io ho varie idee su questo argomento, però lei ha detto una gran bella cosa, il coinvolgimento dei sindaci, il coinvolgimento della popolazione. Al nord, io il primo terremoto l'ho fatto nel 76, al nord praticamente la gente si è rimboccata le mani, non ha aspettato lo stato assistenzialista che dà una mano, no, siamo noi che cominciamo a muoverci, poi arriva lo Stato.
E questa purtroppo è la differenza che invece conta, che fa la differenza, la differenza che fa la differenza. Cioè io mi muovo subito. Le faccio un altro esempio. Sono in Umbria, in Umbria Marche, io ero, gestivo un campo totalmente, la Paciana si chiamava, vicino a Foligno, e mi trovavo a montare le tende con la popolazione che stava con le braccia incrociate a guardare. E io ho detto, che state a fare? Venite a dare la mano. Ma voi dovete montare le tende? Sì, ma voi ci dovete dormire. Perciò o venite o non vi montiamo le tende. Hanno montato le tende. Li abbiamo coinvolti, che li abbiamo fatti sentire in prima persona, partecipi al progetto, che mi vengono a dare una. Questo secondo me è il problema. C'è chi è e c'è chi si dà. Mi piace molto la risposta che ha dato. Come non si aspetta solo lo Stato assistenzialista, io sono lo Stato e sto dentro, no? Quindi è una concezione di fondo molto, molto, no, ma loro poi, molto importante. Loro poi sono, su questo sono particolarmente preparati, perché io con loro ho affrontato ad esempio un'emergenza maltempo nel 2014 e ho potuto visionare l'organizzazione che hanno avuto con l'amministrazione e la capacità di gestione di un momento difficoltoso. E il trasporto ad esempio dei letti dentro una scuola, e la capacità di verificare quali fossero le zone più allagate o meno. Insomma, io ho visto delle realtà e da quel momento ho sposato un pochino la logica di tutelare anche a livello amministrativo il polo, perché secondo me sono una realtà, l'ho detto anche prima, importante, fanno parte oramai secondo me del tessuto amministrativo, anche delle conferenze di servizi su alcune realtà e situazioni e azioni loro partecipano, in ultimo esempio il piano freddo. Sono una serie di azioni che aiutano anche la pubblica amministrazione, aiutano l'amministrazione, aiutano il governo cittadino. C'è stata una frase che ha detto il Presidente, fondamentalmente, quando io ho chiesto perché da una parte l'Italia si è ricostruito velocemente e lì c'era stato il coinvolgimento non solo dei sindaci, ma la gente si riuniva in piazza e sceglieva, no, cosa fare. E in altre parti d'Italia non c'è stato. E lui ha detto una cosa importante. Dall'altra parte c'era una visione di uno Stato assistenzialista, dall'altra c'era, dice, io sono lo Stato e quindi non devo solo aspettare, devo anche partecipare. No, noi su questo, per dire, nel nostro contesto territoriale, per quanto marginale e limitrofo, c'è questo senso, cioè io in loro vedo proprio l'azione in primis, la capacità di interagire prima che magari vi siano dei protocolli o che vi siano anche degli avvisi che possa arrivare da parte del governo centrale Roma Capitale. Cioè ho visto da parte loro delle azioni sul territorio istantanee, importanti, che hanno dato a noi amministratori anche quella forza di dire si agisce in questa maniera. Beh, è una frase molto bella, perché questo significa anche per tutta una serie di settori dove il cittadino è chiamato a partecipare. Partecipa e non sta con le mani in tasca, insomma. No? Senta, Presidente, poi la liberiamo. E invece cosa state mettendo in piedi, cosa già avete messo in piedi per gli aiuti alla popolazione ucraina? Qui è stato veramente una cosa incredibile. Abbiamo trovato ancora prima di iniziare, già ricevevamo telefonate con io dono. Abbiamo raccolto cibo e medicinali, battuta anche abbigliamento, però abbigliamento l'abbiamo sempre chiesto nuovo oppure deve essere pulito, chiuso e disinfettato e celofanato. E ho visto, abbiamo avuto una cosa, una marea, veramente una marea. Da parte nostra due tir, parlo di tir e non di camion, due tir per l'Ucraina, due tir, e avendo ancora tanta altra roba a disposizione abbiamo direzionato a Salva Mame, Salva Bebè, quello che a noi ci arrivava, perché arrivava tanta roba. Poi nel contempo abbiamo anche ci hanno attivato per la sala operativa, dove due nostri operatori stanno in sala operativa e rispondono alle telefonate degli ucraini, di cui uno dei nostri operatori è ucraino, pertanto non ha difficoltà nella... Quindi mantenete anche il collegamento, insomma. Sì. E poi accompagniamo questi profughi che arrivano, li accompagniamo nei vari hotel dove sono destinati o nelle varie location dove il Comune di Roma ci dice di portarli. Insomma, il lavoro è tanto.
Io la ringrazio molto, la saluto e devo dire, insomma, rappresentate quella bella parte d'Italia che ce n'è tanta. Grazie ancora, grazie di aver Tanto, sì. partecipato, presidente. Grazie a lei, buona serata, buona serata. Allora, la Ciao, pubblicità ciao. e poi cambieremo pagina con il consigliere dell'undicesimo municipio, con Valerio Garipoli. La pubblicità. La nostra cartoleria in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche. Siamo un punto ricezione pacchi, affiliati punto Amazon Hub Counter, TNT Point, punto Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto Poste. MG 2007 Restauri Edili SRL. Ristrutturazione appartamenti, impianti idraulici ed elettrici, opere di pittura, manutenzione. Via Orazio 31 00 193 Roma. Telefono 338 26 88 132 oppure 338 63 53 321. mg.2007@outlook.it. Ragazzi, venite con me, voglio andare a vedere queste cose. Questo che è? Qui abbiamo il cotechino. Cotechino. Un? Lonzino. Un lonzino, cotechino, marmellata. Da Lattanzi. Sì, da Lattanzi. Oh, questa è tutta roba che la trovi da... Mamma mia, che buono. Ciao, da Lattanzi. Da Lattanzi. Ciao, così mi piace. Adesso scappa, scappa. Ma quanta gente da Lattanzi! Fanno fila piccoli e grandi per imbandire cene e pranzi. C'è chi compra prima, c'è chi compra dopo. Ma quel che conta è che tutto costa poco. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600. Laghetto di Montecompatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. Lego Infissi Roma propone infissi innovativi grazie ai quali si può ottenere un elevato isolamento termico e un alto risparmio di energia elettrica e gas. Un elevato isolamento acustico, un maggiore comfort abitativo, eliminando fenomeni come muffa, condensa e umidità. Un innalzamento della sicurezza anti-effrazione, la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali e bonus fiscali con sconti fino al 50%. In sintesi, 5 punti importantissimi, come le parole che compongono il nostro slogan. La qualità è per sempre. Bene, allora adesso con il nostro ospite andremo invece ai problemi più specifici dell'undicesimo. E nell'undicesimo, oramai in questi giorni, più o meno l'abbiamo già accennato qual è il problema, che rimane sempre quello dei rifiuti, perché in particolare nella zona dell'undicesimo municipio, in particolare nella zona che va verso la Valle Galeria, no? Corsviale e quant'altro, è previsto uno dei biodigestori. Allora,
Io sono stato sempre profondamente contro i termovalorizzatori, sui biogestori ho detto perché no, perché no. E abbiamo fatto vedere anche un filmato, anzi se per caso riuscissimo a recuperarlo, quel filmato che abbiamo mandato quando c'era Palmieri, dove si descrive che cos'è un biodigestore, come funziona, che quindi non dà problemi, e però poi crea energia e soprattutto ci libera pure dalla monnezza, perché no. E a Corviale credo proprio, insomma, comunque nella zona dell'undicesimo, dovrebbe essere realizzato il biodigestore che si interessa della carta, quindi anche tra quelli ipoteticamente se fossero inquinanti non è inquinante. Allora, qual è l'opinione dell'opposizione? Allora, qual è la questione? Innanzitutto si tratta di Ponte Malnone, quindi sempre la Valle Galeria, sì. E quindi sempre un'area al cui interno c'erano già degli impianti che nell'arco degli anni sono stati in parte chiusi o totalmente chiusi, o comunque sul quale ci sono stati i dibattiti più accesi su Roma, diciamo, e poi nel municipio 11. Il nesso di fondo qual è? Che noi abbiamo già affrontato in una commissione congiunta ambiente municipio 11 e municipio 12, abbiamo chiesto un consiglio straordinario in municipio 11 ed è stato richiesto un consiglio straordinario anche alla regione Lazio. Perché? Perché noi vorremmo chiarezza dall'assessore all'ambiente Alfonsi. Vorremmo chiarezza perché inserire nuovi impianti all'interno sempre della Valle Galeria, pure se in questo caso stiamo parlando di carta, che poi però è relativo, perché Casal Selce, che è in tredicesimo municipio ma in linea d'aria apparente è attaccato alla Valle Galeria, avremo un'ulteriore nuova discarica, quindi è vero che non è prettamente nell'undicesimo municipio, ma avremo comunque un problema di rifiuti importante. A questo punto ci siamo interrogati a 360 gradi, il problema rifiuti ora sembrava non esistere più, invece il problema rifiuti resiste, perché... No, perché sembra che è cambiata la consigliatura, è cambiata la giunta, il problema non esiste più. Il problema esiste i rifiuti a Roma. Ed esiste ancora esiste di più. Tanto più perché proprio negli ultimi anni è salvato e lo dico, niente. Esiste ancora di più, innanzitutto perché oggi Roma Capitale e Regione Lazio hanno lo stesso colore politico e quindi penso che abbiano un'interlocuzione molto più proficua tecnicamente, sì, della scorsa consigliatura, della scorsa amministrazione. Ma poi perché abbiamo avuto ci sono dei dati oggettivi. Cioè la chiusura della discarica di Albano, di Roncigliano, crea un problema. Questo in essere. La differenziata non decolla più sopra il 40%, è uscito un dato negli ultimi giorni che non sale più del 40%. Addirittura la società Rida di Aprilia non vuole più i rifiuti della capitale e si stanno interrogando, neanche la campagna vuole più i rifiuti della capitale, si stanno interrogando se mandare i rifiuti in Olanda o in Germania. Tutta questa operazione. No, c'è un passaggio che sta. Questa operazione, no, è importante, spiega, perché dico che c'è allora un problema molto più grande che l'amministrazione deve risolvere, però noi ci auguriamo, l'abbiamo sempre detto, abbiamo cercato di condividere le migliori politiche, di non riportare qualsiasi tipo di impianto nella Valle Galeria. Noi questo lo chiediamo come municipio 11. Quindi il problema che viene messo in discussione non è la scelta della strutturazione che deve... Io tecnicamente non entro in merito, non essendo un tecnico non posso, l'ho detto più volte, delle metodologie e di che tipo di impiantistica, perché poi più passano gli anni e più le impiantistiche sono differenziate e si migliorano. Il problema è la Valle Galeria. Problema è il municipio 11, perché noi non possiamo avere sempre impianti nella Valle Galeria. Abbiamo avuto qui qualche giorno fa il Presidente della Commissione Ambiente. No, e ti faccio soltanto un piccolo appunto. Prego, prego. Noi abbiamo avuto... negli ultimi due anni una trasferenza a Ponte Malnone che è stata detta come un momento di un percorso che doveva essere circoscritto in un arco temporale. Noi ce l'abbiamo avuto per due anni. Vi prego su una cosa. Questo no, però che io, si porti rispetto almeno al nostro territorio, questo io dico. Poi, capisco profondamente il fatto di dire discutiamo le soluzioni, tutto quello, tutte ma le soluzioni, non certo, facciamo tutte più i paragoni con i 5 anni precedenti, perché i cinque anni precedenti sono stati nulla. Guarda, ti faccio un esempio su che cosa significa chiunque avesse vinto, no? Si trova di fronte oggi il problema della mobilità, e quando sì. parliamo di mobilità a Roma parliamo del funzionamento delle metropolitane, no? Sì. Oh, chiudi le metropolitane a Roma significa che scoppia la città, eh? E tu vai a prendere la metropolitana e ti senti l'altoparlante che dice ci scusiamo della minore possibilità di treni perché stanno tutti quanti in manutenzione e quindi ci sono meno treni. Però se tu per 5 anni non hai fatto neanche la manutenzione obbligatoria, devi poi trovarti una soluzione alla quale
devi, come dire, subire una sorta di disagio inevitabile e te becchi pure la colpa che però non è la tua. Quindi il problema non è adesso dare ragione a... è che fare l'esempio col passato ci deve dimostrare che cosa? Che ci troviamo di fronte a un disastro totale, perché oltre ai 5 anni poi di assenza dell'amministrazione precedente, della Raggi e dei 5 Stelle. Ci sono stati 2 anni e mezzo di Marino che è crollato a un certo punto. Non voglio dire che Alemanno avesse trovato delle soluzioni, ma voglio superare il periodo del commissariamento. Cioè, sono anni che il problema rifiuti non viene adottato. E noi ci troviamo di fronte al fatto che o a monnezza dentro casa o la mandiamo in Olanda. Nel frattempo, una delle cose che chiedevamo al sindaco Gualtieri, quando è intervenuto qui, anche se in remoto, ma è stato quasi un'ora, dico, ma la prima cosa che vorrai affrontare nei primi consigli dei primi mesi è quello di affrontare i rifiuti. Dici qual è la strategia, perché poi io ti verrò a giudicare nel corso dei 5 anni se quelle cose che dici le incominci a mettere in moto, perché se me le dici l'ultimo anno, come ha tentato di fare Raggi gli ultimi mesi, compro più cassonetti, è una risposta del tubo. Siamo fatti. Sì, premesso pure. Oh. Allora, io dico, oggi l'opposizione ha un ruolo fondamentale. Dico, il sindaco ha dato questa risposta? La risposta ha detto che avrebbe messo, e l'ha fatto tutto sommato, no? Perché adesso la decisione di aprire 14 biodigestori, dei quali i 2 più importanti sono finanziati addirittura dall'Europa, ha avuto addirittura contestazioni interne, no? Ah, no, non a casa mia, non sotto la strada dove abito, no? E quindi si è dovuto pure parare dalle scelte fatte all'interno. Allora io dico all'opposizione, discutete ed è legittimo che lo facciate. La scelta del biodigestore non va bene perché è pericoloso. Tutte le ragioni ovviamente vorreste apportare. Ma dopodiché bisogna fare una scelta. Se noi, la monnezza in Olanda, continueremo a mandarcela pure dopo 5 anni dei quartieri. Però visto che la scelta deve essere una scelta capitolina sull'intero territorio romano... Io penso che il quadrante di Roma Sud-Ovest, dove è stata la Valle Galeria per 40 anni, ci sono stati non solo, ci sono stati nella Valle Galeria degli impianti per 40 anni ed è stata chiusa, io ribadisco nel passaggio tra Alemanno e Marino, è stata chiusa dove la differenziata era arrivata poi in quell'arco temporale al 65%. Perdono, non è che è stata chiusa perché il sindaco Marino ha fatto una scelta di civiltà. No, c'è stato un percorso e poi tutto è stato, anche per l'Unione Europea, c'è stato. Noi avremmo continuato a pagare le multe all'Europa, anche l'Unione Europea, alle tasche nostre. Io però quello che dico e che ribadisco è che mentre precedentemente c'era la corsa al trovare il sito, perché il piano rifiuti regionale prevedeva che Roma Capitale individuasse il sito, nelle 7 scelte era ricaduta nella Valle Galeria in maniera errata, poi tornata indietro pochi mesi dopo, oggi che c'è un arco temporale nel quale gestire questa emergenza, si può ragionare effettivamente con le risorse, anche in questo caso lo dico del PNRR o di altre entrate importanti, nel capitolare al meglio e gestire al meglio questa operazione. Non possiamo però nuovamente, io sento un impianto nella Valle Galeria e un altro invece a Casal di Selce che è attaccato perché è tra l'Aurelia e tra il 13° e l'inizio del 12 che prende già l'11 però. Quindi, cioè, sembrerebbe quasi come se nuovamente Roma Sud-Ovest avesse un'ulteriore criticità su questi 2 impianti. Allora io dico, possibile che un assessore preparato, che comunque conosce bene le dinamiche del territorio, conosce bene le criticità del passato, dell'immobilismo anche a volte del passato, non riesca a trovare una soluzione migliore. Questa risposta non ce l'ha data neanche in commissione congiunta, perché si vede che in questo momento non ci sono i tempi e forse non ci sono ancora le garanzie per dare le risposte efficaci. Io spero che nei prossimi mesi ci dia una risposta in merito. Questo è il consiglio straordinario, serve anche per questo. Serve. Però attenzione, c'è un passaggio adesso al di là di come uno lo possa pensare, dal quale non si può tornare indietro. Perché quando la Giunta decide di dare il via libera alla sua azienda strumentale sulla monnezza che l'ama, di dire presentate il progetto perché la Giunta lo appoggia, quel progetto va presentato entro la data, non so, credo sia che è scaduta, in Europa, perché si utilizzeranno i soldi europei. Se passa, come io mi auguro, no? Perché utilizziamo anche... questi quattrini. Soprattutto questi quattrini. Soprattutto. Caspita, insomma, tenendo conto che gli altri 14 biodigestori che avrebbero intenzione di aprire, bla bla bla, stanno oltre 30-40 milioni di euro, questi te li paga l'Europa, no? Però a quel punto c'è una cosa, che poi non puoi uscire,
nel senso che li devi fare pure nei tempi che hai previsto e che l'Europa ti dice. Ma infatti è per questo che io penso che il dibattito politico sulla città debba interessare anzitutto i presidenti di municipi. In questo caso spero che la mia amministrazione, il presidente del municipio 11, abbia chiare le idee, perché la questione dei rifiuti, la gestione dei rifiuti, dell'ambiente in generale, sembra quasi non entrare mai nelle linee, non è entrata nelle linee programmatiche, non è entrata nel dibattito a bilancio, non è entrato, si attende la linea del sindaco e dell'assessore all'ambiente Alfonsi. Ben venga, però poi deve uscire una soluzione anche per il territorio, e secondo me queste due soluzioni, una più incisiva, una meno incisiva, però comunque sempre a ridosso del quadrante del municipio 11, penso che non siano le soluzioni migliori in questo momento. Per una parte, perché non credo che tutti gli altri 14 vengano fatti nell'undicesimo. No, però intanto uno va a Ponte Malnone, poi a Casal di Selci invece arriva l'indifferenziata, la discarica di indifferenziata, sono attaccate, praticamente capisci che è difficile. È difficile, allora, condividere un percorso del genere. Io mi dispiace, perché l'abbiamo fatto con Palmieri, e poi volendo te lo mando sul telefonino, l'abbiamo fatto vedere il più grande biodigestore che è stato costruito in Italia, che quindi è entrato in funzione anche da poco, sta nella Valle del Chianti. E nella Valle del Chianti, in uno dei territori più preziosi per la produzione di un vino di altissima qualità, no? E lì non sta succedendo niente. Voglio dire, perché siamo convinti o no? Perché questo è il problema, perché poi se qualcuno mi dimostra che il biodigestore fa i fumi peggio del termovalorizzatore, dico, per carità, avete ragione, no? E invece tutte le esperienze in Italia ce ne stanno 160. Sì, però rimaniamo sempre nella questione, io non entro in merito. Tu dici, la questione tecnica, cioè, esistono, guarda, poi degli studi. Questa ragione quindi, tua, io la capisco, perché dice, qui abbiamo già Ma lì abbiamo decine di migliaia di abitanti, abbiamo nuclei abitativi, sono ormai l'urbanizzazione del municipio 11 è arrivata alle porte di Fiumicino, ma sono cresciuti dei quartieri interi, Spalletti, Montestalonara, Muratella, Ponte Galeria, ormai tra piani di zona e edilizia privata e spontanea, abbiamo delle realtà con decine di migliaia di persone. Io non posso, non si può più ragionare che è una zona estremamente periferica, è una zona ormai importante, è ormai di passaggio, consolidata, un passaggio tra il litorale e comunque il centro, perché poi per Marconi, per Portuense si arriva al centro di Roma. Però possiamo aggiungere una cosa? Vorrei almeno l'equilibrio della gestione, perché fino a che, e qui lo dico però, il sindaco Raggi veniva in qualche maniera ricattata dal governatore, posso anche capire la scelta errata di siti o comunque una scelta scellerata nella gestione dei rifiuti. Oggi però io mi aspetto dalle maggioranze, carità, che governano, cioè, un chiaro piano sui, guarda, rifiuti. Io a questo punto mi riprometto, non fa più riferimenti alla Raggi, perché ma lo io l'ho fatto in negativo, perché comunque ha fatto una scelta scellerata. È venuta in un vostro consiglio, in un undicesimo municipio, a dire che quella localizzazione era per la trasferenza, sarebbe durata 6 mesi. 2 anni e passa, appunto, abbiamo avuto, quindi, la trasferenza. È un riferimento di una cialtrona che ha gestito male Roma. Sì. Non ha gestito. Però voglio dire, partiamo da un presupposto. Poi il discorso della localizzazione io lo capisco, nel senso che qui ci stanno tanti cose, c'è il problema pure dei camion che arrivano, il passaggio dei camion. Poi anche qui avere più certezze, avete perfettamente ragione, ma partiamo da un presupposto: il biodigestore inquina come inquinava e che ha creato i malati di tumore in quantità nella Valle Galeria, a Piana del Sole e via dicendo, no? Quindi sono benissimo. Un alto tasso di criticità sociosanitaria. Ma non c'è dubbio, perché negli ultimi 40 anni. Però voglio dire, almeno per quello che io ho studiato, visto e abbiamo riferimenti in Italia, ripeto, su 160 impianti di questo genere, questo problema non lo creano, no? Perché rimane tutto quindi, dentro ovattato, non c'è nessuno, anzi. È come se aprissimo l'industria di qualsiasi altro tipo. Però capisco pure, cioè, qui noi siamo talmente oppressi da una serie di cose, non ce ne aggiungete un'altra. Paghiamo anche lo scotto che non si è sviluppato, ad esempio, un sistema dei servizi adeguato, non si è potuto sviluppare una lotta al degrado importante, anche il costo delle abitazioni si è sviluppato in maniera diversificata magari di altri quadranti, cioè questo è importante. Un territorio dove comunque abbiamo 156.000 abitanti,
per 72 km quadri di territorio è ormai è vastissimo, però allo stesso tempo non possiamo non considerare il residente di Monte Salonara, di Ponte Galeria, di Piana del Sole, alla se non alla stessa stregua del residente di Portuense, Marconica, Settimantè. Io purtroppo ho dovuto rimandare perché doveva intervenire Trombetti lunedì, tu hai menzionato Monte Salonara, avevamo previsto lunedì tutta una componente di partecipanti proprio partendo da Monte Salonara. Questa settimana dovrebbe essere ripartito a livello capitolino anche la possibilità. Noi l'abbiamo dovuta rinviare proprio perché è stata convocata la riunione, quindi non possono essere presenti i consiglieri comunali, sarebbe come non farlo. E quindi capisco perfettamente. Ti dico anche su questo che è importante, proprio in settimana è ripartito proprio dall'assessore Veloccia, in primis dell'assessorato all'urbanistica, la possibilità di inserire risorse necessarie alla conclusione delle opere di urbanizzazione. Insomma, è un procedimento importante. Cioè io non dimentico, perché è un procedimento importante. Io, come vedi, io qualsiasi cosa positiva esca, io la menziono. In moltissime trasmissioni qui, su Monte Salonara abbiamo detto di tutto e di più, perché quando tu hai costruito su una discarica adesso valla a raccontare a quei cittadini, quindi per carità. Però ripeto, dobbiamo anche partire da che cosa? Questa scelta di queste strumentazioni, è chiaro che serviranno pure i tempi di realizzazione, che peraltro sono brevi, non sono neanche quelli i 5-7 anni che si paventavano dei termovalorizzatori, anche perché il termovalorizzatore vai a cercare di trovare un'area dove realizzarlo. Lì veramente c'è la ribellione da parte della gente, no? In più c'hai 4-5 anni per la realizzazione, se riprendi, come speriamo, la differenziata, no? Qui il termovalorizzatore rischia che quando hai fatto non serve neanche, insomma. Il biodigestore è cosa completamente diversa. Quindi ecco, da questo punto di vista dico che serve una posizione, come dire, responsabile, no? Noi aspettiamo innanzitutto sia qualsiasi tipo di studio tecnico, che i studi di fattibilità che possano arrivare anche dal livello capitolino, quindi abbiamo i nostri consiglieri anche in Commissione Ambiente, e poi valuteremo quello che, diciamo, a livello di Roma Capitale emerge anche nella gestione dei rifiuti. Poi però faremo le nostre valutazioni sul territorio, fondamentale, perché in primis è quello che con cui noi ci dobbiamo rapportare con i nostri residenti, i nostri cittadini, ma allo stesso tempo però io sono curioso di verificare quali possano essere le soluzioni alternative. Perché se poi la soluzione alternativa, per qualsiasi varie motivazioni, non sia più questa, possiamo ancora continuare ad utilizzare le strutture in provincia, nei vari comuni dell'Interland romano? Cioè, nel senso, se c'è questo, significa che c'è stato il fallimento della politica dei rifiuti. Se si verificasse quello che tu dici, c'è il fallimento anche di questa amministrazione sulla politica dei rifiuti. Però sono passati solamente 5 mesi e io non ho ancora visto e sentito effettivamente un piano articolato di gestione dei rifiuti capitolino. Quindi attendiamo, però voglio capire perché non sia la Valle Galeria. C'è la pubblicità e poi ci ritorniamo. La pubblicità. La nostra cartoleria è in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche. Siamo un punto ricezione pacchi, affiliati .Amazon Upcounter, TNT Point, .Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto poste. Lego Infissi Roma propone infissi innovativi grazie ai quali si può ottenere un elevato isolamento termico e un alto risparmio di energia elettrica e gas, un elevato isolamento acustico, un maggiore comfort abitativo, eliminando fenomeni come muffa, condensa e umidità. Un innalzamento della sicurezza anti-effrazione, la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali e bonus fiscali con sconti fino al 50%,
In sintesi, 5 punti importantissimi, come le parole che compongono il nostro slogan. La qualità è per sempre. Oggi sono venuto a trovare una norcineria eccezionale di un mio amico Lattanzi, un carissimo amico, e io da bolognese che amo i prodotti che ci sono qua, vengo a Roma qua, perché soltanto qua mi ricorda la mia Emilia, tutte le fabbriche di salumi e queste cose. Guardate, guardate. Vabbè, però c'è una sorpresa. Venite, venite. Guarda tutta questa serie di salami. La cosa bestiale che io ho detto, mi dà un po' di salame. Va bene, vorrei un panino col salame. Si è presentato con questo. Questo mi ricorda quando ero bambino che... capiamoci bene, quando ero bambino che mia nonna e mia madre appendevano tutti i salami al soffitto. Però se io ti dico dammi un panino al salame, io dove lo metto che c'ho un panino così? Dove ci sta tutto sto salame qua? È questo che non capisco. Quando venite qua, e verrò anch'io perché è veramente un amico, cerco anche di tirare un po' sul prezzo. Non chiedete più, voglio un etto di salame, un chilo di salame. No, voglio 2 metri di salame, 3 metri di salame. Poi a casa ve lo dividete. Chi vuole 42 centimetri? Chi vuole 15 centimetri? E si va così il salame. Non più a fette, a centimetri. Vabbè, bello, solo che c'ho sto panino, vabbè. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. Bene, prima di riprendere la nostra chiacchierata con Valerio Garipoli, consigliere del Municipio 11 Fratelli d'Italia, abbiamo una telefonata e quindi la prendiamo subito. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Il mio maschio Prosciardo mi riconosce. Ah, buongiorno, la signora del Trullo. La signora del Trullo. Per sentire, per conoscere Valerio, non l'ho mai conosciuto, però basti sapere che sono molto amica con Salvatore, che non fa altro che parlarmi di Caribe, di Valerio, ma io Valerio non lo conosco. Volevo dirmi sempre per l'ama, i signori di Ponte Galeria, 40, anche 50 anni fa, che già c'era la discarica, hanno comprato 3 terreni a 2 soldi, hanno fabbricato abusivamente. La rinfamma ragazzina è attraverso tornata, hanno cambiato abusivamente, adesso si stanno lamentando della discarica. Ci potevano pensare prima che comprassero quel terreno, perché la discarica, già 20 anni, la ragazzina io, che c'era la discarica. Io dico solo che ho 77 anni, io dico solo perciò. Un'altra cosa. Sui monti della Tolfa, non so se c'è qualcuno che dice da non farci, si fermano da iniziatori che per bruciare tutta questa immondizia che c'è lontano giustamente dalle abitazioni, perché per carità giustamente la Tolfa è già tanti anni che sta là. Un'altra cosa, quando io fino agli altri anni, mi sta sentendo, Valerio? Sì, sì. Fino agli altri anni
chiamavo sempre per rifiuti, rifiuti sotto casa, che c'era, si sta in una, arrivo il nostro, mi scusi tanto, io dove mi smaccio rosato, si ricorda quella volta che discussi con Fiscon tanti anni fa, che mi disse che ero stata anche maleducata, in modo in cui gli avevo detto che si allargavano la bocca. Non ci pensava nessuno a raccogliere la mondezza, e poi è andata a finire come è andata a finire. Fino a tempo fa io telefonavo un giorno sì, un giorno no, a Lama per fargli ravvedere i cassonetti della mondezza. Non ne seguiva nessuno. Adesso gli posso dire una cosa, che c'è un assessore a Lama dell'undicesimo municipio. Ho parlato con lei, mi sono confrontata con lei, ha capito la situazione, non solo ha aggiunto dei cassonetti, ma pensa a Mondezza anche nella tutti i giorni. E io sono una carabiniera, se vedo qualcuno che butta il sacchetto dell'immondizia per terra, giusto qualche giorno fa con un ragazzo, gli ho detto, ah, c'è il secchio vuoto, c'è un secchio pieno e un secchio vuoto. Leva quel sacchetto dall'alto, che cosa mi ha risposto? Mi fa schifo per aprirlo. Ah, ci stanno i pezzi di cazzo che stanno tutti quanti quelli figli. Mi ha detto, raccogli quel sacchetto perché io te lo faccio ritrovare davanti alla porta di casa e non t'aggiarda più. Capito? Perché se io li vedevo, qualche volta li vedo, se io ce l'avevo proprio sotto casa e vedevo quelli che facevano queste cose, io gli facevo fotografie, gli facevo via in giro a casa. Perché tante volte un po' è la lama, adesso non mi posso lamentare, è più dell'ama, perché adesso funziona. Va bene, signore. Adesso, però sono anche i cittadini. Va bene, grazie, grazie di aver chiamato. Mi conosce, sì. Ho visto che sto salvatore, sempre che parla a me questo Valerio, quando lo conosce, perché se ha conosciuto Valerio, ha visto. Va bene, grazie signora. Grazie a lei. Allora, la signora sinteticamente ha detto, comunque c'è, non nella vulgata anche quello che ha detto la signora, perché ha detto due cose, la raccolta prima, ha citato il nome dell'ex direttore generale dell'AMA, dice prima a Mondezza non venivano mai, dopodiché però oggi la vengono a fare regolarmente, però ha detto l'altra cosa invece importante, alla quale credo che la politica deve dare una risposta, no? Cioè, ma lì hanno comprato i lotti di 1000 metri quadri a 4 lire, tutto abusivo, e però sapevano che c'era la discarica vicino, no? E quindi mo oggi perché protestano? Alla politica la risposta. Beh, io la risposta ce l'avrei, ma sta a voi darla. No, beh, più che una risposta, innanzitutto bisogna analizzare al meglio tutto il quadro urbanistico e capire che cosa è accaduto. Cioè, nel senso, è normale che alcuni tipi di edilizia privata spontanea o comunque piani di zona che invece sono stati gestiti e articolati tra gli enti di riferimento hanno costruito in un'area, nelle aree diciamo più critiche, più difficoltose, dove il prezzo del mercato delle case poi è diciamo minore, quindi sotto la media, e un prezzo invece possiamo dire una cosa che la chiudiamo, sì. Sta polemica, ma per me non è una polemica, provate, però no, non no, è tanto no, una polemica, no, perché anche, è anche giusto no, poi che c'è nella discussione, perché no? Sennò però invito i cittadini a pensare che di fronte al fabbisogno casa in quei periodi si facevano tanta edilizia, appunto, pubblica, cioè. Se non ci fosse stata l'edilizia spontanea, ma guarda, dove stavamo messi? Ma te ne dico anche un'altra, la bellezza anche della serenità, la semplicità comunque della sua esternazione, che è anche interessante, perché poi crea uno spaccato dal punto di vista urbanistico, perché oggi noi andiamo ad analizzare, dobbiamo tutelare, monitorare, organizzare i servizi e gestire interi quadranti della città, e nel municipio 11 te ne posso citare anche altri, che si sono diciamo uniti, congiunti nel tempo, su cui noi abbiamo lavorato al meglio. Ma te dico altri, anche il Trullo aveva la criticità dal punto di vista edilizia spontanea, sul quale poi noi abbiamo articolato le strade, sono cresciuti i servizi, e oggi abbiamo
come esempio nella Valle Aleria, ma anche in altre realtà del territorio, delle criticità dal punto di vista della viabilità, dal punto di vista prossima cosa, delle competenze. Noi abbiamo interi quadranti, io l'ho detto anche al Presidente e l'ho ribadito più volte anche a Muratella, tutte le strade, le aree verdi che sono diciamo ancorate ancora ai piani di zona devono essere acquisite a patrimonio, perché se l'amministrazione locale non acquisisce a patrimonio queste strade e queste aree, non vi è la possibilità di fare la manutenzione ordinaria, neanche paradossalmente quella straordinaria, perché in emergenza Roma Capitale ti dice che si è in un limbo di competenze. Però il cittadino residente che ha comprato attraverso un piano edilizio e non conosce le dinamiche dell'iter amministrativo successivo, si trova il disservizio e vuole una risposta, continuando a pagare le tasse che ben conosciamo dal punto di vista amministrativo. Senti, abbiamo poco tempo, perché sì, c'è un altro argomento che invece di affrontare con te, proprio in relazione, abbiamo citato più volte anche in questa trasmissione PNR, quindi i quattrini dell'Europa, che vengono dall'Europa, che hanno diverse destinazioni. Una di queste destinazioni è il risanamento di alcune zone edilizia popolare del Comune di Roma. Il Comune di Roma ha fatto questa richiesta, ne abbiamo parlato per quanto riguarda una di queste, che è Tor Vergata, pochi giorni fa con il Presidente Nicola Franco. E l'altra scelta fatta dal Comune di Roma, se perché il progetto venga approvato e quindi finanziato, è Corviale. Beh, sì, noi l'abbiamo già affrontato in Commissione Urbanistica, è importante che sia stata scelta questa zona periferica del territorio, che poi non è più neanche più così periferica, sulla quale intervenire al meglio perché, diciamo, per sanare una serie di criticità. Già su gli alloggi è partito un piano della Regione Lazio sulla riverificazione del quarto piano, secondo me un progetto interessante, importante, forse gestito non alla perfezione, però ha dato già un via un nuovo sentiment sulle politiche abitative, insomma l'amministrazione che cerca in qualche maniera di sanare delle criticità. Oggi abbiamo notato con l'assessore municipale che Corviale potrebbe, l'area di Corviale potrebbe essere è presa in considerazione per questi fondi da parte del PNRR dal punto di vista europeo. È importante che arrivino questi circa 50 milioni d'euro e abbiamo già visionato, comunque condiviso, quali potessero essere le opere da poter predisporre, su cui fare gli studi di fattibilità. In primis abbiamo detto la piazza di Corviale. Elencaci quindi il progetto. Noi abbiamo dibattuto su tutti gli elementi che sono importanti nel quadrante di Corviale. Poi alcuni già sono in essere, quindi magari con delle risorse già stanziate, che quindi potrebbero non avere potrebbero non essere inserite nell'asset del PNRR dal punto di vista urbanistico. L'altra invece abbiamo visionato, ad esempio c'è il Farmers Market, c'è da riqualificare, la cavea di Corviale, c'è da riqualificare la cavea di Corviale, si è dibattuto anche sul bosco ancillare tutti gli alloggi da poter riqualificare al meglio, il bosco di Corviale, sempre mantenendo però anche dal punto di vista naturalistico, mantenendo le giuste dimensioni e mantenendo il giusto verde senza incidere troppo dal punto di vista anche della riqualificazione. Insomma, si è dibattuto al meglio su tutta una serie di servizi importanti intorno Corviale. Come abbiamo detto anche prima, il calcio sociale, ad esempio, ha aperto un ulteriore spiraglio, ha dato un'ulteriore possibilità. Campo di calcio, il campo di calcio a 11, importante. Secondo che me ha fatto Mattarella, c'è il presidente Mattarella. Secondo me è stato un momento importante comunque di apertura e anche di visione, di cambio di passo anche nel vedere il quartiere di Corviale. E su questi sono piccoli elementi che stanno cominciando, e secondo me anche nella scorsa consigliatura, a dare un segnale importante. Te lo chiedo a te che conosci bene. Però ecco, no, un piccolo inciso. È importante però mantenere la guardia e l'attenzione sulle piccole criticità delle politiche abitative. Cioè dentro Corviale ci sono delle problematiche che vanno ancora risolte dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista dell'emergenza delle politiche abitative. Però sui soldi, non dimentichiamo un passaggio, che sui soldi che ti vengono dall'Europa, i progetti che hai presentato, ci sarà un'attenzione, un'ispezione del quotidiano, quindi dovrai rispettare le cose che hai detto, no? Questo non c'è dubbio. Che poi queste risolvano il problema della stessa nascita di Corviale, francamente no, però
progettare qualcosa che va verso un migliore. Già il campo di calcio, a mio modo di dire, io sono andato a vederlo, già dà una dimensione diversa, no? C'è un approccio, sì, un impatto diverso. Ma la stessa gente che si affaccia da sopra, c'è cioè una vivibilità, una umanizzazione di rapporti diversa rispetto a questo chilometro di cemento. Io concordo appieno ed ho condiviso queste politiche sia dal punto di vista del calcio 11 col calcio sociale, sia in commissione. Ho già dato la mia disponibilità in commissione urbanistica per la condivisione di progetti su Corviale. La cosa importante che ci tengo però, che visto che viviamo quotidianamente anche la vita dei nostri residenti, è che su Corviale non si perda l'attenzione sulle politiche abitative. Ma cioè, non c'è dubbio. Che gli alloggi abbiano le risposte da parte dell'ATER, che le politiche abitative abbiano le medesime risposte dal punto di vista del Dipartimento. Insomma, ci sono dei problemi veramente... Ad esempio, ho detto, abbiamo fatto una denuncia ultimamente col collega Palma sui citofoni. Cioè, bisogna intervenire anche dal punto di vista infrastrutturale. Sì. Questo è importante. Senti, abbiamo pochissimi minuti, cioè avete un problema, insomma, è una delle cose che mi pare sta all'attenzione dell'undicesimo municipio, che è quello del pub di piazza, di Piazzale della Ragno, il pub, il piano urbano parcheggi. Prego. Sì, diciamo non rientrava nelle priorità, secondo me, dell'amministrazione municipale ed è appunto è stata una prerogativa di Roma Capitale, del Dipartimento e dell'assessorato alla mobilità. Sul Municipio 11 non era l'unico PUP di riferimento, noi i PUP li ragioniamo quando siano effettivamente necessari, efficaci ed efficienti. Vorremmo ragionare al meglio in uno studio di sarebbe fattibilità. Un grande parcheggio sotterraneo sotto la piazza. Quindi, dopo che sono stati fatti i carotaggi, sono stati fatti le giuste ispezioni, si è dato il là a questa operazione che rientra poi anche nel piano urbano di mobilità sostenibile. Quindi, diciamo, tutta una serie di progetti capitolini. Cioè, lì la necessità c'è, no? Diciamo, però, la necessità ci potrebbe anche essere. Ci sono dei rischi, però, secondo me, di cui dobbiamo analizzare e vorremmo delle risposte in merito. La prima è l'effettiva efficacia, efficienza e necessità. La seconda è la percentuale anche di realizzazione di parcheggi al di sotto del all'interno del parcheggio, quanti a rotazione, quanti rischiano invece di essere box privati, perché sennò potrebbe rischiare. Però lì, quando parliamo di questo, qualora non sia così, conosco bene la zona, lì c'è una densità abitativa. La speculazione, noi dovessimo parlare di speculazione molto, molto elevata, certo. A Roma. Che esempio daremo? Prendiamo Viale Marconi, no? Come esempio classico. Più alta densità abitativa. No? Palazzoni più di che speculazione piani, alta densità abitativa. Poi non... Con strade piccolissime all'interno, senza parcheggi. No? E infatti il nesso qual è poi? È che se fosse realmente importante farlo, pure perché 2 anni di cantieri creeranno comunque un problema sul quadrante di Marconi non indifferente. E soprattutto non vorremmo che questo PUP fosse ancorato alla preferenziale di Marconi, perché anche lì noi avremmo non solo l'esigenza di verificare il PUP nel quadrante Piazza della Radio, ma poi verificare tutta una serie di problematiche che andrebbero la preferenziale di Marconi. Non tutti i PUP indicati all'epoca io li condividevo, però ce n'è uno che secondo me è emblematico dal punto di vista della sua positività, che è quello di Piazza Cavour, no? Di fronte al palazzaccio. Lì c'è una densità abitativa che è data dagli uffici dei notai, degli avvocati, dei commercialisti. È una zona praticamente, la zona della giustizia. No, ci sono sicuramente delle progetti. E sopra progetti... il giardino realizzato, un giardino bellissimo. Ma infatti anche qui, per dire, anche sulla parte sovrastante, noi abbiamo aperto un dibattito in commissione per capire come fosse realizzata la piazza, perché poi è importante anche i dettagli delle operazioni. Quindi non è detto che debbano calare dal Dipartimento o da Roma Mobilità o dall'assessorato e noi dobbiamo prenderli così com'è. Dobbiamo lavorare. Quindi, per chiudere, per salutare anche Valerio, non siete per la politica del no, volete discutere no, e capire... No, a priori no, però allo stesso tempo neanche... Però entrare in merito per far sì che ci siano delle reazioni. È il compito effettive. Degli eletti e soprattutto... Noi resta il fatto dire, che non fosse... Chiudiamo con una polemica... Che non fosse una priorità, però. Con una polemica come abbiamo cominciato nei confronti di Salvini. Questo è un paese dove ancora c'è la democrazia e l'opposizione può dire la sua. Certo, è vero, no, penso e spero ancora di sì. Grazie a Valerio Garipoli. Con voi ci vediamo domani con un altro format, però sempre alla stessa ora.
Questo programma è stato presentato da Antica Norcineria di Lattanti Franco e Figli. Questo programma è stato presentato da Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli.